Salve da Cropalatti, oggi panificazione, tanto pane e non poteva mancare anche una bella pizzetta. Questo impasto è stato fatto con tante farine, con lievito madre chiaramente. In questo recipiente per le pizze ho messo, diciamo così, a lievitare questi panetti. Invece sono, diciamo così, panetti di 250 grammi. Io faccio il pane almeno per un mese questa volta, perché non ho più tempo o fa molto caldo. Con questa pila, sono la mia cucina abbastanza piccola, quindi mi devo arrangiare, dice qua. E c'è una pila di tante cose, di, vedete, di tironcini vari, uno sopra l'altro. E qua abbiamo fatto anche un'altra cosetta, una bella pila. Adesso il forno è già caldo. Adesso con questo attrezzino, questa è una padella che io poi ho tolto il manico e mi sono guadagnato questa, diciamo così, possibilità. Inforniamo 250 gradi al massimo, facciamo volare sta pizza e poi mano a mano inforneremo anche il pane e panini. Eccoci qua, la pizza dovrebbe essere cotta. Eccola qua, bella lievitata come piace a me. Possiamo sfornare. Occhio. Ecco. Bellissima. Ecco la bella pizza. Questa è una bella peletta fresca. Possiamo gustare questa buonissima pizza. Ecco la pizza pronta. Eccoci qua, possiamo assaggiare un rancetto, vediamo come si presenta, vedete, ancora molto molto caldo, ecco, faccio fatica a prendere, però si gusta che è una meraviglia, vedete com'è buonissima, morbida, abbastanza lievitata, anche perché questo è un impasto, diciamo, di compromesso per il pane. Poi ci metterò la firma con questo impasto qua, vedete, adesso io sto cuocendo il pane, le pagnotte, le pizze e via dicendo. Io assaggio, è molto molto caldo, provo. Mi fanno un po' gustosissimo. Ecco la fatta di pane, pane casareccio cucinato nel forno di cucina, quindi con i suoi limiti, però possiamo accettare il compromesso. Devo decidermi di utilizzare il forno a legna quando qui. Per un motivo o l'altro ho sempre rinunciato al forno che ho costruito, ecco. Sono delle belle pagnotte, vedete, di vero pane, vera farina, anche questi filoni ben lievitati con lievito madre. Si mantengono anche di suo così già almeno una settimana, volendo tenerli anche, diciamo così, un pochettino coperti. Però si può fare meglio, si possono congelare, adesso si raffredderanno prima. Una parte si potrà congelare, una parte anche in sottovuoto. In sottovuoto possono anche mantenere anche 7-8 giorni, congelati anche di un mese passa, ecco. Quindi abbiamo il pane per un mese gestito, perché fa molto caldo, quindi fare una bella scotta di pane, e che pane, posso assicurare che è una cosa intelligente. Però il lavoro è tanto, veramente. Tanto lavoro, ma alla fine eccoci qua. E tanto perché bisogna cuocerli in un solo forno di casa e quindi ci vuole molto tempo. Considerate che ogni volta che si cuoce una, diciamo così, delle forme ci vuole oltre un'ora, quindi chiaramente il tempo passa, insomma, stiamo qua. Ok, vi saluto alla prossima occasione da Michele Expert. Ciao.